Carissimi e fratelli e sorelle, una buona giornata. Oggi è mercoledì 27 marzo. Ascoltiamo insieme il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose, andate in città da un tale e ditegli. Il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua con te, con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi profondamente rattristati cominciarono ciascuno a domandargli, Sono forse io, Signore? Ed egli rispose, Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sa scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: Rabbi, sono forse io? Gli rispose: Tu l'hai detto. Parola del Signore il volto di Gesù che oggi la liturgia ci presenta è quello dell'uomo venduto. Uomini considerati merce da vendere e comprare sul mercato erano in passato soltanto gli schiavi. Ma proprio come schiavi, lui, il figlio di Dio, è venuto tra gli uomini. Lui, di natura divina, non tenne per sé gelosamente l'essere pari a Dio, ma annientò se stesso, prendendo la condizione di schiavo, dice Paolo nella lettera ai filippesi capitolo 2 6 7 così il padre lo ha consegnato agli uomini e gli uomini lo consegnano tra di loro facendone commercio giuda dispone di Gesù perché può veramente considerare suo colui che l'ha accolto tra i suoi infatti l'amicizia basata sul dono reciproco di sé fa sì che gli amici si appartengano a vicenda. Fino a quando questa appartenenza è radicata nell'amore oblativo e si esprime come offerta, rimane la libertà e l'inviolabilità della persona. Col tramutarsi dell'amore in odio o comunque con il venir meno dell'amore, la persona dell'altro diventa invece oggetto del proprio desiderio l'estremo oltraggio ricevuto da Gesù è proprio questo, di essere tradito nell'amore. Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Probabilmente l'amore di Giuda per Gesù non era mai stato puro. Egli aveva il cuore adultero per quell'attaccamento al denaro che forse gli era congenito, come una insopprimibile, tanto Tara ereditaria. Il denaro gli è caro più dell'amico ed egli stesso va a sollecitare i sommi sacerdoti per concludere l'affare. Il prezzo di Gesù è presto fissato: 30 denari d'argento sono presso poco il prezzo di uno schiavo. Il dramma di Giuda è una delle pagine più fosche della storia della Sacra Scrittura. Arrivati a questo punto, noi saremmo tentati di voltare pagina, come si fa leggendo una storia paurosa, tremenda. Ma la liturgia ci costringe ad ascoltarla e a meditarla, come una pagina che ci riguarda direttamente, che ci interessa, che ci tocca, non meno di tutte le altre. Ci sono infatti tanti modi di fare commercio di Dio. E di noi, di tanti uomini, i propri simili. Dobbiamo perciò avere il coraggio di ammettere che in nome dell'amicizia, e spesso abusando di essa, noi pure spesso ci facciamo complici e servi della menzogna, dell'ingiustizia, dell'iniquità. Tutti siamo responsabili del tradimento dell'amore e della verità e tuttavia viviamo ogni giorno accanto al Signore, nella Sua intimità. Partecipiamo alla Messa, siamo causa della Sua sofferenza, perché oggetto del Suo indefettibile amore. Questa è la realtà fondamentale di cui oggi la liturgia ci vuole far prendere coscienza. Lasciarci sconvolgere da essa significherà per noi metterci in condizione di poter essere recuperati alla verità, all'amore, proprio da colui che è la vittima dei nostri quotidiani ignobili tradimenti. O Signore Gesù, lasciaci oggi confessare davanti a Te e donaci per farlo un cuore veramente pentito e parole umili e sincere. Siamo noi, Signore, che ti abbiamo venduto, e non una volta sola. Ogni giorno noi speculiamo sulla tua persona, viviamo di questo misero guadagno, noi, quelli che tu ami. Ci puoi ancora sopportare così intimi nella tua casa, mangiare il pane delle tue lacrime e bere il sangue del tuo dolore? Quasi per niente. Venduto da noi, tu ci hai comprati, Signore, al prezzo infinito del tuo sangue. Fa, ti preghiamo, che attraverso la ferita del tuo cuore possiamo essere introdotti e stabiliti per sempre nella comunione del tuo amore. Amen.